quest'oggi sto facendo dei biscotti. E chi se ne frega? In realtà ho acceso la videocamera tipo adesso, che devo aspettare mezz'ora che la pasta frolla, si frolli in frigo. Quindi in realtà, cioè, tipo tutto il grosso l'ho fatto. Non l'ho girato perché mi distraggo, capito? Cioè già faccio un casino senza... cioè senza... distrazione. Cioè figurati te se io mi devo mettere lì a fare la pasta frolla con... mentre devo parlare, cioè no, non ce la posso. Perciò adesso ho tipo una mezz'ora di tempo, quindi farò un video di mezz'ora. No, sto scherzando. Innanzitutto, come potete notare, indosso una divisa che è... Che ha detto? Indosso una divisa tipica da vero chef. Questo non perché sono un vero chef, ma perché stavo pensando una cosa. Ci avete fatto caso che nei programmi di cucina, quando ci sono gli uomini, hanno la divisa da chef, mentre quelli con le donne, di solito, le donne hanno solo il grembiulino? Davvero? Cioè tipo Sonia, o comunque Benedetta, o... che però hanno il grembiule. Questa cosa non la capisco. Cioè, o sono solo gli uomini che diventano chef, cioè quelli della televisione sono quelli che hanno preso la laurea in chefologia, oppure, cioè, perché? Allora, ho detto, sai che c'è questa discriminazione, cioè, questa discriminazione delle divise, sai che c'è? Me la metto io! Genio! Che non sono né uno chef né una cuoca, così. Tanto per sfregiare tutte le persone che lo fanno di mestiere, che adesso sento che hanno tipo le uova in mano e vorrebbero fare e invece no, non potete, eh? E io c'ho la divisa. Io ti spiace più. No, la verità è che l'ho inculata a mio fratello, perché lui ha fatto la scuola alberghiera e quindi praticamente gli ho rubato la divisa. A me mi piace. Non lo so, mi sento una cifra. Assolutamente. Dunque, che cosa sto facendo? Praticamente ho trovato una ricetta qui su Giallo Zaffirano, nei biscotti fiammifero. Praticamente sono dei bastoncini di biscotto con la testa intinta nella ghiaccia reale, che sarebbe un tipo di glassa. Senti che esperienza. Rosa. Perché? Fiammifero, dicevo, una capoccetta rosa, rossa. Vabbè, comunque, che dolce. E quindi niente, sto facendo quelli. Posso fargli vedere la ghiaccia reale? Madonna, mente brutta. Sei tutta... non so perché, mi sembra un po' troppo liquida. Le pareva. Perché ovviamente ho tipo sbagliato le quantità. Cioè, nel senso, ho letto delle quantità e dello zucchero a velo che pare la ghiaccia reale e non avevo letto che servivano tipo altrettanto per la pasta frolla, perciò mi sono ritrovata con meno zucchero a velo di quanto ne servisse, quindi ho cercato, come dire, di... ho detto vabbè, ne faccio un po' di meno, no? Ho cercato di rimediare con gli altri ingredienti, per la ghiaccia reale ci vuole lo zucchero a velo e il tuorlo d'uovo, ho detto vabbè, c'ho invece di 130 grammi di ghiaccio, di zucchero a velo, c'ho 70, metterò meno tuorlo. Cosa vai farfugliando? Però appunto l'ho fatto a culo, perciò forse è venuta un po' troppo liquida. Per questo infatti l'avevo riposta in the fridge. Peraltro è un rosa troppo chiaro rispetto a quello della ricetta. Ma il problema è che questo qui, che sarebbe il colorante alimentare liquido, e c'è scritto anche nella ricetta che va liquido, però io ho riscontrato un grande problema con quello liquido, che praticamente mi ammolla tutti quanti gli impasti. Quindi ci ho messo proprio una gocciolina ina e già lo vedo bello liquido andante. Penso se ce lo mettevo di più per farlo diventare fucsia, impossibile. Sto cercando con una creota disperata i coloranti in polvere, perché secondo me quelli in polvere al massimo allappano di più, però non desolidificano l'impasto. Ma che dici? Forse l'ho trovati da una parte, però non sono sicura. Devo andare a controllare meglio. Non lo so neanche io come si fa a non essere sicuro di queste cose. Quando basta sta mezz'ora? Ma non ci sono solo dolci fatti con gli ingredienti che se mangiano. Infatti ho conosciuto una ragazza su Facebook che praticamente fa i dolci con le stoffe. Una roba veramente figa. Praticamente lei fa tipo dei puff, dei cuscinotti fatti a cupcake, oppure delle scatole regalo, tipo con tutti quanti i dolci attaccati sopra. Guarda, veramente una figata. Questo era il momento dello spam. Se volete vedere le sue creazioni trovate il link nell'info box, però ve lo consiglio veramente perché sono molto belli. Fa un caldo disumano, il problema...
problema è che se apro si sente un casino di fuori e quindi ho deciso di stare chiusa come gli infami. Famo fuori tutti gli infami. E fare una specie di sauna. You want everybody. 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 Ho deciso che siccome il mio forno è un forno del merda, tutto il rispetto forno, cioè veramente io ti stimo molto, sei un vanto per la tua razza, però sei un po' forno, così. Praticamente sto usando questa tecnica perché sennò mi brucia tutto. C'è qualcosa che brucia? O non mi cuoce niente. E i miei sformatini di spinaci! Quindi, praticamente, se c'è scritto, che ne so, 180 gradi, levo 10 gradi e quindi metto in forno a 160. Cosa che ha detto? E tengo però il tempo di cottura 10 minuti di più. No, aspetta. Levo 10 gradi? No. Non so contare. Signore. Volevo dire, levo 20 gradi e lascio in cottura 10 minuti di più. Quindi se deve stare 20 minuti ce lo lascio mezz'ora. E così. Sti cazzi. In effetti, sti ragazzi. Alla sempre. No, seriamente, qualcuno ha lo stesso mio problema? Cioè, lo fate anche voi col vostro forno? Il mio non è ventilato, non più aria. Non gli piace, sapete. E adesso è il grande momento di tirare fuori la pasta frolla già pronta. Siccome noi non abbiamo tempo, l'abbiamo già preparata. Mia figlia, l'ho fatta io. A questo punto dobbiamo creare i biscotti, che è tipo la parte più difficile della giornata. Devono venire bene. Tu fuori di capoccia ci stai davvero. E oggi c'è una guest star. Il mattarello. Quanto è bello questo mattarello di legno, che può essere usato per diverse funzioni. Per spianare la pasta frolla o altri tipi di paste, per fare la pizza per esempio. Per darlo in faccia a chi non credeva che potevate farcela cucinare. Che graziosa quest'idea. Capito. Per cantare. You want everybody. Madonna, mi sento potente con il mattarello. C'era scritto che dovevo tagliare. Vi piace il mio coltello verde? Anche questo ha varie funzioni. Serve per tagliare, ammazzare la gente, tagliarsi i capelli. Così tipo tutti insieme come i film, i cartoni animati. Adesso tagliamo a metà questa pasta, però l'ho tagliata a metà benissimo. Cioè, mio Dio, sono diventata una cuoca. Splendido! Fantastico, bravo! Ottimo lavoro! Attenzione! E adesso va spianato. E praticamente deve diventare di un centimetro. Molto in centimetro. Allora, a questo punto, che l'abbiamo spianata, vanno fatti tutti a forma di fiammiferino. Che brutto questo. Vado a rinfornarli. Cioè, il biscotto finito è questo e non è venuto neanche tanto male. A parte che alcuni sono un po' tipo questi, separati alla nascita. E o alcuni sono venuti più nani, le cifre più nani. Perciò vabbè, come al solito sono un po' la cazzo di cane. Cioè non sono per niente uguale a quella della foto. Uno schifo. Sono venuti uno schifo. Siccome che facendoli da una parte sola, da fiammiferi diciamo, con questo rosa un po' scialbino, con questo colore un po' così, con la glassatura da un lato solo, allora mi sono detta, perché non farcirli da tutti e due i lati? Così sembrano tipo delle bacchettine, delle maggiorette. Ma sai che mi sa che i tuoi genitori non hanno capito che sei deficiente. E quindi il risultato è questo. Non sono belli, però sono buoni. Dai. È stata una scelta comunque farli brutti. Nel senso che siamo tutti bravi a farli belli, no? Quello dà ricetta, prova a farli brutti.
voglio dire, ci vuole una certa arte moderna, un surrealismo intrinseco nella filosofia di un'era che comunque è arrivata a una stagione morta. È un valido argomento.